L'arresto del cardinale Joseph Zen ad Hong Kong, grande anima del movimento democratico, conferma la progressiva stretta di polizia che Pechino impone e che non risparmia nemmeno un prelato emerito e novantenne. L'accusa è collusione con forze straniere per l'uso di un fondo di solidarietà dell'equivalente di 29 milioni di euro che ha distribuito tra i detenuti politici prima di sospendere l'attività davanti alla repressione montante. Non è un caso che l'arresto avvenga mentre sta per salire al potere il nuovo governatore dell'ex protettorato britannico, il falco John Lee Ka-Chew, molto gradito a Pechino.